I cittadini di Nocera Inferiore scendono in piazza per richiamare l'attenzione delle istituzioni sull'inquinamento dei torrenti Cavaiola e Solofrana, da tempo interessati dagli scarichi fognari. Un sit-in di protesta sotto il municipio, nel corso del quale, armati di striscioni e mascherine, giovani ed anziani hanno esternato tutto il proprio malcontento per una situazione divenuta oramai insostenibile, soprattutto per via degli olezzi che si avvertono in città ad ogni ora del giorno e della notte. Non possiamo tenere le porte aperte, non possiamo tenere i balconi aperti. Dobbiamo stare chiusi in casa come topi. E dobbiamo far prendere coscienza ai cittadini nocerini che siamo noi stessi a scaricare nella Cavaiola e nella Solofrana. Ci sono 20 scarichi che non sono del privato ma sono della rete comunale che sversa nel fiume, e questa è una situazione che va avanti da secoli. Ci sono degli olezzi nauseabondi, c'è un'invasione di ratti. Il problema non è solo della Cavaiola, ma il problema più grave, come ribadito anche da Emilio tante volte, è quello della Solofrana, che scarica sostanze chimiche, quindi dannosissime per la salute, cancerogene, per cui questa è una questione di vitale importanza.